Ecco, possiamo dire che San Giorgio è l'unica città in Campania che ha preso a cuore questi bambini in tanti progetti. Insomma, io quando vengo qua vedo che veramente abbiamo una storia. San Giorgio ha una storia rispetto ai diritti dei bambini e delle bambine, un percorso che da 27 anni porta avanti la città dei bambini e delle bambine, ma ovviamente un lavoro che stiamo facendo insieme a tante altre amministrazioni che insieme, con cui insieme condividiamo l'idea di rispetto dei bambini e delle bambine e anche delle idee dei bambini e delle bambine. Quindi è un percorso che oggi inizia come ogni anno, un nuovo gruppo di comuni con cui collaborare, perché l'obiettivo finale è quello di migliorare le nostre città e migliorare ovviamente la vivibilità delle città. L'importanza che ha questo partecipare ad un progetto così attivo per i ragazzi? Assolutamente, io ho aderito all'invito che mi faceva il Presidente del Consiglio Comunale di San Giorgio a Cremano, il Dottor Carbone. Sono particolarmente sensibile personalmente, ma anche come amministrazione, a questo tipo di tema e sono qui proprio per rappresentare la vicinanza della mia comunità a un progetto che vuole far emergere quelli che sono i diritti dei più piccoli in un contesto socio-economico che è quello del sud Italia e soprattutto napoletano, che ha necessità, voglio dire, di fare uno step di evoluzione soprattutto nell'ambito proprio dei diritti. Per Pompei, dopo Pompei Street, parliamo in questo momento dei ragazzi. Il ruolo che i vostri ragazzi hanno in questi progetti? Un ruolo importante, perché i ragazzi sono il futuro, quindi bisogna investire, bisogna che queste manifestazioni siano portate avanti nel tempo, concretamente, con risposte concrete. I ragazzi sono, ripeto, il futuro e Pompei, il rappresentante dell'amministrazione, ci sono io, porto i saluti del sindaco ed è un onore essere qui stamattina. Noi saremo la seconda tappa di questo progetto, rappresentiamo l'ISIS Archimede di Ponticelli. Siamo onorati di poter partecipare al progetto e quando si parla di diritti umani è sempre un'opportunità, soprattutto per noi che siamo docenti, quindi sensibilizzare le generazioni, le nuove generazioni, sensibilizzare i nostri alunni su questi temi che spesso sembrano connaturati alla persona, ma sappiamo bene che in tante realtà questi diritti sono negati, quindi per noi è una grande opportunità essere oggi qua e ne siamo onorati. I ragazzi come hanno preso questo impegno? I ragazzi stanno lavorando come attività di educazione civica, perché ormai da 3 anni l'educazione civica è una disciplina delle scuole, quindi tutti i ragazzi, ovvero tutti i consigli di classe, con tutte le materie, sono impegnate a discutere di queste tematiche che sono vicine ai ragazzi, specialmente i cambiamenti climatici e tutto ciò che sta succedendo in questi giorni ci fa capire come i diritti dell'uomo ancora sono violati in tante parti del mondo e anche purtroppo dalle nostre parti. Tanti comuni coinvolti, anche voi siete in prima linea. Il ruolo che hanno i vostri ragazzi in questo progetto? Il ruolo che hanno i nostri ragazzi in questo progetto è un ruolo fondamentale. I ragazzi sono il nostro presente e rappresentano di sicuro il nostro futuro, quindi la massima attenzione di ogni amministrazione e quindi di ogni agenda politica va nei confronti dei ragazzi, quindi dovrebbe essere la centralità, perché un paese che non cura i propri ragazzi è un paese che non cura il proprio futuro. Quindi è essenziale dare la priorità alla tutela dei loro diritti, far sì che le comunità vengano sempre di più vissute dai ragazzi, quindi imparare ai ragazzi a vivere la comunità e che il senso comunità sia comunque fratellanza e umanità tra i vari ragazzi che rappresentano il futuro della nostra collettività. Come si sono impegnati i vostri ragazzi per questo progetto? Partendo anche dall'esperienza dell'anno scorso, quest'anno sono coinvolte le scuole, le medie ed elementari per poter costruire insieme una esperienza di partecipazione al cambiamento della città. Ovviamente siamo anche in fase di revisione del piano urbanistico comunale, del piano della mobilità ed è evidente che le nuove generazioni chiedono più spazi per giocare, ma soprattutto anche per avere maggiore libertà nei movimenti.
San Giorgio a Cremano è stata sempre di grande insegnamento, per esempio nella realizzazione dei progetti Andiamo a scuola da soli, oppure Il giardino della mia scuola sarà pieno di fiori. Sono tutte, come dire, tappe fondamentali di un'esperienza di modifica dei paradigmi dell'architettura e dell'urbanistica contemporanei. Non c'è solo il tema della densificazione urbana, noi dobbiamo andare verso città che siano effettivamente concretamente più sostenibili, e i ragazzi hanno bisogno degli spazi per il gioco, perché il gioco è formativo. Così come nei giardini delle scuole avere la possibilità effettivamente di attivare dei percorsi di formazione non solo dentro le aule ma anche fuori. I ragazzi come hanno preso questo percorso? Ragazzi, inutile dire l'entusiasmo che mettono in tutte le attività che presuppongono un fare, ecco, in primis. Ma soprattutto quello dei loro diritti, diciamo, è un qualcosa che hanno preso a cuore e sul serio. Non per ultimo, io parlo del murale che hanno realizzato poco questo mese, insomma, abbiamo fatto l'inaugurazione a settembre, dove dicono appunto a gran voce: non è questa la città che vogliamo. Ecco, questo sta proprio a significare tutto. È un monito proprio a noi adulti, è un rimprovero anzi proprio a noi adulti di ciò che stiamo sbagliando, e quindi che dobbiamo darci una mossa, quindi ragazzi a gran voce. Le volevo chiedere una cosa per cui lei è orgogliosa del suo istituto. Ecco, la possibilità che diamo ai ragazzi di parlare, i ragazzi possono esprimersi, e quindi io penso che ascoltare la loro voce sia qualcosa di importante per noi adulti, che molto spesso, ecco, dimentichiamo che l'altra sfaccettatura, quello visto, il mondo visto dalla loro parte, e quindi questa possibilità che diamo a loro di poter parlare è per noi un vanto. Come hanno preso i ragazzi queste iniziative? No, i nostri ragazzi sono inseriti in maniera continua in queste iniziative da parte che sono organizzate dal comune, ma che sono praticamente, noi facciamo parte integrante di questo percorso, quindi i ragazzi sono veramente non solo interessati ma coinvolti sempre e non sporadicamente. Questi percorsi che vantaggi portano ai ragazzi e al loro inserimento nella società futura? Intanto è molto importante che le scuole non siano delle monadi o delle isole nel deserto, ma che gli alunni si sentano parte di questo territorio, che conoscano questo territorio e che sviluppino sempre di più competenze trasversali, che noi chiamiamo competenze trasversali di cittadinanza, cioè che si sentano cittadini, che si sentano che fanno parte di un territorio e lo curano, perché sanno che curare questo territorio significa curare se stessi e curare il proprio futuro. Per esempio, noi avevamo una scuola dell'infanzia, adesso è una scuola che abbiamo trasferito al comune, un plesso, e questi nostri alunni, bambini dell'infanzia con i genitori, hanno tempo fa curato la parte antistante, che era una zona comunale, ma loro hanno messo delle fioriere, delle piante, per far sì che si capisse da parte dei cittadini che quella non era una zona di nessuno, ma era una zona di confine tra il comune e la scuola. E questo era proprio simbolicamente a significare che tra la scuola e il comune c'era questa integrazione nel territorio, proprio fisicamente, curando quella parte, l'hanno restituita al comune, ma era una parte che loro erano ben consapevoli che faceva parte di un territorio loro, che gli apparteneva, che apparteneva a loro. Quindi questo è il senso che noi diamo ai nostri ragazzi, cioè che crescono sapendo dove vivono, essendo consapevoli dove vivono, e vogliamo restituire poi alla società, al territorio, alunni consapevoli, cittadini poi del futuro consapevoli. Quindi noi siamo assolutamente coinvolti, parte integrante di questi progetti. Domanda usuale: come hanno preso i ragazzi questo progetto? I ragazzi hanno sicuramente accolto con grande interesse, con grande piacere e partecipazione questa iniziativa. Veniamo, ecco, da diversi mesi in cui purtroppo per ovvi motivi siamo stati costretti a limitare
anche gli incontri, insomma, con altre comunità, e quindi è chiaro che i nostri bambini, insomma, nel momento in cui si sono resi conto di poter accogliere ed incontrare loro coetanei di altre città, insomma, sono stati ben lieti di farlo. Chiaramente si adopereranno per far sì che questa questo incontro, ecco, avvenga nel più bel modo possibile. Da parte nostra come amministrazione chiaramente siamo pronti, anche con la Polizia Municipale, insomma, a far sì che tutto avvenga nella maggior sicurezza possibile, e sicuramente rispettando innanzitutto quelle che sono le esigenze dei nostri bambini. Hanno perso tanto gioco, tante possibilità, come dicevo prima, di incontro. Speriamo, insomma, che proprio queste iniziative, con tutto quanto poi rappresentano, quindi con i principi, gli obiettivi, ecco, e i valori che contengono, possano rappresentare, ecco, una luce per il segmento più bello, ecco, delle nostre comunità, che è rappresentato proprio dall'infanzia e dall'adolescenza. Assessore, i ragazzi come hanno preso questo progetto e quale utilità potrà avere per il loro futuro? I ragazzi chiaramente sono stati entusiasti di questa idea, chiaramente la loro creatività e il loro modo di fare è unico, e quindi bisogna partire da quelle che sono i loro bisogni per far crescere le nostre comunità. Spesso ci diciamo una comunità deve essere a misura di bambino, noi ci crediamo e come Comune di Siano stiamo puntando su questa città dei bambini, iniziando dalle scuole e quindi dai giardini, anche se piccoli, però cercare di dai loro spazi, insomma, cercare di costruire questa città a misura di bambini. E io come assessore alla cultura ho preso proprio l'impegno con i docenti, con il preside, con i quali collaboriamo in sinergia, di iniziare proprio dai loro bisogni e quindi da questi spazi, anche se piccoli, cercare di ristrutturarli e quindi di creare ambienti adatti ai bambini. Un liceo sicuramente è il luogo più adatto per parlare di diritti, molto più facile secondo me. Allora, parlare di diritti può essere facile, può essere difficile, l'importante è saperlo fare nella maniera giusta, perché i ragazzi hanno bisogno di sentire nuovamente sottolineati quelli che sono i loro diritti ma anche i loro doveri, e questo progetto è molto importante per loro perché davvero in maniera giocosa li aiuta nuovamente a percepire quello che è il senso del diritto. Come protezione anche per la loro stessa vita, quindi acquisire una conoscenza di quelli che sono i diritti.